Un incendio è scoppiato questa mattina a pochi passi da Piazza Duomo a Voghera. Due pompieri si sono sentiti male durante le operazioni di spegnimento, sono stati portati entrambi in ospedale. Torna in azione dopo una pausa di qualche settimana la banda del trattore. Stavolta il colpo riesce, buttato giù il muro della popolare di Novara Adorno, bottino di 150.000 euro. L'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato in visita a Voghera annuncia la sua ricetta per la prevenzione. Più fondi ai comuni per la videosorveglianza e il ritorno dei militari nelle grandi città. Polemiche vigevano per gli eventi organizzati al Parco Parri e nel cortile del Castello. Per la maggioranza rivitalizzano la città, per l'opposizione sono baracconate che andrebbero fatte da un'altra parte. È il grande affare per il futuro della nostra agricoltura. Siamo andati a vedere la prima piantagione pavese di nocciole per la Ferrero. Tra qualche anno diventeranno Nutella e Ferrero Rocher. Verrà riaperta domenica dopo lavori di restauro la Torre Malaspina di Varzi, detta anche Torre delle Streghe. Finalmente i visitatori potranno salire in cima al tetto della Valle Staffora. Buonasera, benvenuti a Pavia News. Si sono vissute ore di apprensione questa mattina a Voghera per un incendio che ha colpito un'abitazione in centro, a pochi passi da Piazza Duomo. Fortunatamente nell'abitazione, nel momento in cui sono divampate le fiamme, probabilmente per un cortocircuito non era presente nessuno, però ci sono stati dei problemi perché due vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme si sono sentiti male, sono stati portati in ospedale, uno tra l'altro ha accusato dei problemi piuttosto seri. Vediamo le immagini. È stata una mattinata davvero drammatica nel centro di Voghera a causa di un incendio scoppiato in questa abitazione di Vicolo Ricci, una traversa di via Garibaldi a pochi passi da Piazza Duomo. Per permettere l'intervento dei soccorsi il traffico è rimasto bloccato per ore e nel corso delle operazioni due vigili del fuoco che si trovavano sul tetto dell'edificio sono stati colti da malore e sono stati quindi trasportati in ospedale con il sospetto di una brutta intossicazione. In realtà, secondo quanto riferito dai medici della SST di Pavia, in un caso si è trattato di un attacco cardiaco, nell'altro, per il più giovane dei due, di 43 anni, di un affaticamento improvviso. In effetti, secondo quanto si è appreso, entrambi avrebbero indossato tutti i dispositivi di sicurezza necessari ad evitare proprio simili conseguenze, come le mascherine. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, i due pompieri sono stati ricoverati presso l'ospedale civile di Voghera e al momento sono in buone condizioni di salute, anche se per il più anziano di 57 anni che ha accusato un problema al cuore la guarigione potrebbe richiedere tempi più lunghi. L'incendio nell'abitazione bifamiliare di Vicolo Ricci è divampato poco dopo le 10 di venerdì mattina all'interno della camera da letto di due coniugi di 68 e 70 anni. Nessuno dei due per fortuna si trovava all'interno quando, forse a causa di un cortocircuito, si sono sprigionate le fiamme. Ad accorgersi di quanto stava accadendo e a dare l'allarme è stato il figlio della coppia, un uomo di 39 anni che vive nell'appartamento a fianco, svegliatosi di soprassalto per il fumo che stava invadendo tutto il cortile. Sono stati attimi terribili, ha spiegato, perché temevo che i miei genitori fossero in casa e non era possibile nemmeno affacciarsi all'interno del loro appartamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti alcuni agenti di polizia locale che hanno prestato i primi soccorsi e allertato i vigili del fuoco. Mentre accorrevano le prime squadre da Voghera e Pavia, è stato finalmente appurato che nessuno dei due anziani coniugi si trovava nella casa. Le operazioni di spegnimento sono state più impegnative del previsto perché le fiamme avevano rapidamente intaccato il tetto della casa con una struttura in legno. Grazie all'ingente dispiegamento di forze il rogo è stato definitivamente domato poco dopo mezzogiorno, anche se l'apprensione per la sorte dei due vigili del fuoco colti da malore ha continuato a serpeggiare tra gli operatori. E allora, proprio le ultime sulle condizioni dei due vigili del fuoco, il più grave, quello di 57 anni, dopo il malore sul luogo dell'incendio, è stato portato in pronto soccorso. Lì la situazione si è fatta davvero seria perché il 57enne ha avuto un arresto cardiaco proprio mentre si trovava in pronto soccorso. Trattato con il defibrillatore, è stato poi sottoposto a un intervento di angioplastica a opera dei medici Giovanni Zanellati e Maria Rita Laera.
attualmente si trova in prognosi riservata in unità coronarica, però i medici sono moderatamente ottimisti, mentre l'altro vigile del fuoco di 43 anni, che anche lui aveva accusato un malore sul luogo dell'incendio, è stato tenuto sotto osservazione per alcune ore ed è già stato dimesso, quindi la sua situazione è completamente rientrata. Dopo qualche settimana è entrata in azione ancora la banda del trattore che ruba appunto un mezzo agricolo in una cascina e poi va a sfondare i muri delle banche. Dopo una serie di colpi falliti, questo è andato a segno a Adorno. Ha colpito di nuovo la banda del trattore che da mesi ormai assalta le banche della Lomellina. L'ultimo colpo Adorno durante la notte del 26 aprile. I ladri hanno preso di mira la filiale della Banca Popolare di Novara in piazza San Rocco. Il modus operandi è sempre lo stesso. I malviventi hanno usato un trattore rubato poche ore prima in una cascina per smurare il bancomat. Il mezzo, usato come ariete, ha letteralmente distrutto la parete dell'edificio, permettendo ai ladri di fuggire con il bottino, circa 150.000 euro in contanti. Un colpo da maestri, poi i banditi si sono dileguati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. In piazza San Rocco sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi, e in seguito i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. L'edificio è comunque stabile, come confermato dal sopralluogo. Sul caso stanno ora indagando i militari della compagnia di Vigevano. Come detto, i sospetti si stanno concentrando sulla banda che da tempo agisce in Lomellina. Colpi simili erano già stati tentati prima a Zerbolò e poi a Isola Sant'Antonio e a Zinasco Vecchio nel marzo scorso. In quest'ultimo caso, i ladri avevano sfondato l'ingresso della Banca Intesa senza riuscire a portare via il bancomat, ma causando danni per migliaia di euro. Nel gennaio scorso la banda era entrata in azione anche a Frascarolo e qui il colpo era riuscito. 5 rapine in 4 mesi, insomma, e il conto dei danni continua a crescere. Pensavano di arrivare in Francia, invece si sono ritrovati alla Bartolini di Landriano. È stato questo il destino di tre giovani provenienti dal Sudan di 19, 22 e 32 anni che a Ventimiglia erano saliti di nascosto su un camion convinti che questo con targa lettone si sarebbe diretto oltre confine. In realtà l'auto articolato stava invece raggiungendo il Pavese per arrivare alla logistica del Corriere Espresso. I tre viaggiatori clandestini durante il viaggio si erano addormentati. Al loro risveglio si sono resi conto di non essere dove speravano. Sono stati notati dal personale della logistica che ha immediatamente avvisato i carabinieri. I militari hanno provveduto all'identificazione dei tre sudanesi che sono stati denunciati per soggiorno illegale all'interno dello Stato e mancata esibizione dei documenti di identità. Ieri avevamo aperto il telegiornale parlando dei problemi di sicurezza e non solo che interessavano la movida di Pavia. Ebbene, oggi vi raccontiamo la controffensiva della polizia locale che già da sabato scorso ha iniziato a fare turni fino alle 3 di notte, non soltanto per ordine pubblico ma anche per contrastare la sosta selvaggia, uno dei tanti rivoli della mala movida. Non solo il frastuono nelle vie del centro o le risse tra ragazzi, la movida pavese è da qualche tempo anche un problema di posteggi. Le auto lasciate in divieto di sosta negli angoli più disparati rappresentano un problema di vivibilità delle serate del divertimento. Problema che l'amministrazione del Mezzabarba sta provando a risolvere con il progetto Sicurezza, un'iniziativa portata avanti dagli uomini della polizia locale che si compone principalmente di due attività. Una di presidio delle vie del centro ed una seconda di controllo delle auto in sosta. In tutto sono 7 gli agenti impegnati e nella prima serata di controlli sabato scorso le multe sono state una 50 in tutto nella zona attorno a Piazza della Posta. Ogni mercoledì, venerdì e sabato, ovvero le sere calde della movida, le pattuglie della polizia locale saranno impegnate fino alle 3 del mattino per contrastare la sosta selvaggia e rendere più vivibile il centro storico. L'azione di presidio si snoderà principalmente in piazza Cavagneria, piazza Petrarca e strada Nuova, le strade più frequentate dai giovani, mentre il controllo della sosta si concentrerà principalmente nella zona di piazza della Posta. Auto posteggiate lontano dalle strisce o peggio ancora sui marciapiedi non saranno più tollerate. Chi verrà beccato a trasgredire dovrà pagare una multa che varia dalle 40 alle 168 euro.
E sempre a proposito di sicurezza, oggi era in visita a Voghera l'assessore regionale alla partita, Riccardo De Corato. L'abbiamo intervistato per comprendere qual è la sua ricetta per migliorare appunto la sicurezza anche sul nostro territorio. Più fondi per la videosorveglianza dei territori, l'annuncio dell'incremento delle risorse a disposizione dei comuni per aumentare il controllo virtuale di strade e piazze arriva dall'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato. Secondo il neoassessore della Giunta Fontana, privilegiati nell'accesso alle risorse dovranno essere i comuni non presidiati da forze dell'ordine, con commissariati di polizia o stazioni dei carabinieri, o anche quelli in cui la polizia locale è presente ma non garantisce la sorveglianza nelle ore notturne. Noi abbiamo incrementato e incrementeremo ancora il fondo a disposizione dei comuni lombardi, soprattutto quei comuni piccoli dove le stazioni dei carabinieri sono lontane, dove i vigili alle 6 smettono la loro attività e c'è bisogno di videosorveglianza. Incrementeremo questo fondo, daremo a questo fondo ulteriori risorse. Sono già quasi 280 i comuni in Lombardia che hanno fatto riferimento a questi fondi. Credo che dovremo incrementare ancora di più per dare la possibilità alla stragrande maggioranza dei comuni, dei 1.500 comuni lombardi, di attingere e di dotarsi di videosorveglianza nei loro centri. Piccoli comuni e zone rurali in testa alle graduatorie, dunque, ma non solo, anche nelle città, secondo il neoassessore che ha citato il caso recente dell'anziano aggredito a Milano, servono maggiori garanzie di sicurezza e per questo ha chiesto il ritorno dei militari in strada anche nella metropoli. L'emergenza sicurezza rimane, ha spiegato, i cosiddetti reati predatori diffondono un senso di insicurezza che fa cambiare le abitudini. Riccardo De Corato era a Voghera anche per motivi politici, per suggellare il passaggio di Sartori, ex Lega, proprio a Fratelli d'Italia. E allora sentiamo i motivi di questo passaggio, proprio dallo stesso Sartori e dai vertici locali di Fratelli d'Italia. Con Sartori c'è stata subito una sinergia fin da subito, da quando io ho preso contatto con lui. È veramente uno dei politici che piace a me e piace a noi di Fratelli d'Italia, cioè praticamente politici del fare piuttosto che politici del dire, politici che stanno tra la gente e amano fare sociale. Tutto quello che piace a me piace a noi di Fratelli d'Italia. Ma cosa accadrà nel concreto qui nel Consiglio Comunale di Voghera, visto che lei siede nei banchi dell'opposizione? Beh, adesso io credo che sia prematuro nel dirlo. Certamente questa idea, chiederemo anche, si può dire anche ai cittadini, di portare avanti questa idea attraverso delle proposte, degli strumenti di democrazia diretta, in modo tale da rafforzare la nostra posizione, insomma, da coinvolgere anche il territorio. A livello Fratelli d'Italia in comune, adesso ci sediamo naturalmente il prossimo maggio, quando si sarà il Consiglio Comunale, sui banchi dell'opposizione. Poi da qui al 2020 chiaramente di tempo ce n'è per pensare. L'accrescimento molto importante da un punto di vista proprio istituzionale di Fratelli d'Italia che acquisisce un consigliere comunale in una città così importante come Voghera, città importante e strategica non soltanto per l'Oltrappò, per tutta la provincia di Pavia, ma direi per tutta la regione Lombardia. Quindi noi siamo contenti intanto di avere con il consigliere Sartori delle vicinanze di idee, di progetti che sono ovviamente la base in politica per poter lavorare insieme. E quindi guardiamo già avanti, guardiamo alle prossime elezioni in modo da dare anche qualitativamente un apporto importante alla vittoria del centrodestra. La politica vigevanese invece sta portando avanti una polemica sulle manifestazioni tenute in alcune zone, in particolare il Parco Parri, il Cortile del Castello. In consiglio comunale, ieri sera, un consiglio comunale tra poco vedrete si è aperto in una maniera un po' inconsueta, si è parlato appunto del regolamento che dovrebbe normare questi eventi, sulla cui giudizio di qualità ci sono opinioni davvero molto differenti nel Consiglio Comunale, che poi rappresenta anche la spaccatura che è presente fra i cittadini.
Il Consiglio Comunale di Vigevano è tornato dopo mesi con un ordine del giorno chilometrico in discussione durata più di 6 ore e terminata oltre le 3 del mattino. Una conseguenza del fatto che l'Assemblea cittadina non è stata convocata, se non per la nomina di nuovi assessori e per approvare bilancio preventivo, dallo scorso dicembre. Periodo in cui si riferivano alcuni argomenti, tanto che i consiglieri del PD hanno deciso di indossare dei copricapi da Babbo Natale. Presidente, la invitiamo a convocare quest'anno con la visita frequenza, non il Consiglio Comunale ogni 4 mesi. Questa interrogazione è stata depositata il 29 di gennaio. Io vorrei chiedere se qualsiasi cittadino nella nostra città facesse una domanda all'ente pubblico e ricevesse una risposta 6 mesi dopo. La discussione più accesa, figlia di polemiche che incitavano avanti da tempo, è stata quella sulla regolamentazione degli eventi nei parchi. La proposta della maggioranza di fatto dà maggiori libertà a chi organizza manifestazioni. I punti sensibili sono due, il Parco Parri e il Cortile del Castello, dove, secondo la minoranza, già si sono svolte manifestazioni poco adatte al contesto, come raduni di auto e moto o altri eventi che, sempre secondo i consiglieri di opposizione, hanno finito per deturpare più che valorizzare i luoghi dove erano tenuti. È capitato in tutti questi anni che non solo il Parco Parri, ma il Parco Baden Powell, il Parco di Via Liberia e diversi altri parchi cittadini, delle associazioni ci chiedessero di organizzare in maniera assolutamente estemporanea ed occasionale alcune manifestazioni che potessero prevedere anche l'ingresso di veicoli o l'ingresso di stand per appunto la somministrazione di cibi e bevande. Io ad esempio ricordo con terrore il fatto che durante la manifestazione di Ferrari si sono parcheggiate Ferrari all'interno del Parco Parri, non solo, ma si sono parcheggiate delle cabine di tir che si muovevano al ritmo di una musica assordante. Molte le contraddizioni che la minoranza contesta al regolamento. Da una parte sembra voler salvaguardare il verde e la tranquillità degli animali, dall'altra autorizza manifestazioni rumorose e potenzialmente dannose per la flora. È peggio posizionare una corda tra gli alberi o posizionare un gonfiabile su un prato verde? A non andare giù comunque sono gli eventi organizzati al Parco Parri e al Castello, definiti senza mezzi termini delle baracconate. Progetto Vigevano propone di spostare certe manifestazioni in altri spazi, magari più periferici e attualmente semi-abbandonati. Si potrebbe togliere questi spazi vuoti, dare loro un loro senso, una loro identità, ed evitare che il parco diventi veramente una baracconata e un luogo infernale, dove tutto ha tranne che del parco e della tranquillità. Dalla maggioranza Roberta Portafusero, che è stata fra gli organizzatori di alcune delle manifestazioni contestate, difende gli eventi al Parco Parri. E la baracconata non è proprio una baracconata, è un modo per stare insieme, per divertirsi, per far vivere la città. Ci lamentiamo sempre che in Vigevano non c'è niente. Allora, se si fa una cosa non va bene, se si fa l'altra non va bene, ma cosa vogliamo fare? Non tutti i parchi si prestano a tutti gli eventi. Per esempio, io penso al Castello, un raduno di motociclisti in Castello, non so, non mi sembra proprio super adeguato al contesto. Questo tipo di manifestazioni, questo tipo, le altre che si fanno dentro al parco, ben vengano se sono di un certo tipo, ma quelle di cui abbiamo parlato sono effettivamente una baracconata. E a quel punto, a mio avviso, ripeto, e non solo mio a quanto pare, non danno, tolgono. Alla fine si torna però sempre sul Parco Parri. Per la minoranza deve rimanere un parco, per la maggioranza uno spazio eventi. Il vice sindaco Ceffa prova a chiudere il discorso affermando che la trasformazione del parco avvenne poche settimane prima delle elezioni che hanno visto la conferma dell'amministrazione uscente. E in quel caso il responso l'hanno dato i cittadini con il proprio voto. Il dibattito in città rimane comunque molto intenso, con gli ultimi eventi organizzati tra Castello e Parco Parri a rinfocolare ulteriormente le polemiche. Torniamo a Pavia per i progetti di riqualificazione e di maggiore sorveglianza dei parcheggi a servizio del Policlinico San Matteo. Telecamere di sorveglianza, automazione degli accessi e delle uscite, potenziamento dell'impianto di illuminazione e vigilanza 24 ore su 24 per tutto l'anno. La dirigenza del Policlinico San Matteo sta studiando un bando di gara per l'affidamento della gestione dei parcheggi di via Campeggi e di Piazzale Golgi, quelli adiacenti all'ospedale. Il tutto per almeno 12 mesi, cioè fino all'attivazione del project financing, che porterà a una radicale riqualificazione di tutta l'area nord vicino al DEA, con la costruzione di una piazza che ospiterà negozi, ristoranti e uffici.
bici, un nuovo parcheggio multipiano e diverse opere urbanistiche che cambieranno la viabilità dell'intera zona. Fino all'aggiudicazione della gara, le cui procedure dovrebbero durare circa una sessantina di giorni, le aree di sosta di via Campeggi continueranno ad essere gestite dalla Line, che garantirà per tutto il periodo i servizi di pulizia e soprattutto un'attività di controllo per 12 ore con una guardia giurata armata. La Line corrisponderà al San Matteo per questi due mesi 20.000 euro. I dipendenti dell'ospedale ovviamente potranno continuare ad usufruire della sosta gratuita. Stessa situazione anche nel parcheggio di Piazzale Golgi, ad oggi gestito dalla cooperativa posteggiatori Autopavia, che corrisponderà a un canone mensile di poco superiore ai 3.000 euro. Piena risposta dunque, sottolinea in una nota l'amministrazione ospedaliera, alle questioni della sicurezza di via Campeggi, sollevate in più occasioni sia dai dipendenti che dai sindacati. L'avvio del project financing da 30 milioni di euro consentirà poi di cambiare il volto dell'area con interventi sulla viabilità già a partire dalla fine del 2018. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo fra poco per parlarvi di qualcosa di davvero particolare che verrà inaugurato domani a Vigevano. Rimanete con noi. Bentornati a Pavia News. Abbiamo ospite in studio questa sera Gaetano Mercorillo. Buonasera. Buonasera. Coordinatore del Centro Aiuto alla Vita di Vigevano, che abbiamo invitato per raccontarci un po' di questo progetto che vedrà poi ufficialmente la luce domani, che è la Culla per la Vita, che verrà collocata in Via Madonna degli Angeli. Spieghiamo innanzitutto cos'è, perché è un qualche cosa che riporta memorie antiche, ma è tecnologicamente molto avanzato. Sì, innanzitutto ringrazio Telepavia per darmi, che ci dà questa possibilità di comunicare un evento per noi importante come quello dell'inaugurazione della Culla per la Vita, che verrà domani alle ore 16 presso la nostra sede in via Madonna degli Angeli al numero 34. Questa Culla per la Vita, così l'abbiamo voluto chiamare, è una riproposta della una realizzazione in chiave moderna dell'antica ruota degli esposti. La ruota degli esposti, per chi non lo sapesse, era uno strumento che permetteva di salvare la vita di un bambino qualora la madre non poteva tenerlo, e allora lo lasciava in questa ruota che girava e dall'altra parte il bambino veniva preso. In genere la ruota veniva installata presso conventi o istituzioni pubbliche come orfanotrofi pubblici. Adesso queste strutture non ci sono più e allora abbiamo pensato di inventarci questa nuova ruota con criteri moderni, criteri informatici, tecnologici, che ci permettono di attivarla nel momento in cui un bambino possa essere messo nella culla stessa. Diciamo che il meccanismo di base, cioè l'idea è la stessa di una volta. Sì, l'idea è la stessa, salvare una vita che viceversa potrebbe perdersi, perché magari abbandonata in un luogo improprio, abbandonata in un cassetto dei rifiuti, abbandonata in una discarica. Ci sente sempre più abbastanza spesso che ci sono di questi ritrovamenti di bambini appena nati, purtroppo morti. Ecco, la culla è l'ultima opportunità che viene offerta alla mamma, che evidentemente è in condizione disperata, non sa come fare e lascia il bambino in un luogo sicuro, in un luogo dove il bambino può essere accolto e può essere affidato a chi poi può attivare le pratiche per l'adozione. Infatti, e quindi, è collegata poi a un allarme che mette... Esatto. Se il bambino, se la mamma si avvicina alla nostra culla, schiaccia un bottone e si apre una finestra. Nel momento in cui deposita il bambino nella culla che avrà di fronte e toglie poi le mani, la finestra si chiude e scatta un allarme che è collegato direttamente con la sede della Croce Rossa, che ha un servizio 24 ore su 24 ore. Loro possono vedere all'interno della culla cosa c'è. Se vedono che c'è un bambino, fanno scattare subito un'ambulanza attraverso il collegamento con il 118, e questo permette che nel giro di 5 minuti il bambino possa essere preso e portato in ospedale
per tutti gli interventi del caso. Come è successo circa un anno e mezzo fa alla culla per la vita di Abete Grasso. Esatto, proprio pochi chilometri da Vigevano. Pochi chilometri da noi. È successo non molto tempo fa. È stata salvata una bambina di nome Azzurra, perché la croce che l'ha recuperata è la croce azzurra di Abete Grasso, e subito è stata portata all'ospedale di Magenta. E da lì poi la bambina è stata data in adozione. Questo è un po' il nostro obiettivo. Se dovesse succedere, almeno c'è questa possibilità. C'è questa possibilità. Abbiamo ancora davvero pochissimi secondi, ricordiamo l'inaugurazione domani dalle 16, perché poi ci sono vari eventi vicino appunto alla Chiesa della Madonna degli Angeli, dove voi avete la sede. Qual è il messaggio che voi volete dare alla città e non solo? Ma è sicuramente un messaggio in positivo. È un messaggio che ci pone nelle condizioni di essere aperti alla vita, di essere accoglienti nei confronti della vita, soprattutto quella in difficoltà. Questo vale per la mamma, il bambino, per i genitori, vale per tutti coloro che di fronte a una gravidanza inaspettata o comunque una gravidanza difficile possono essere tentati ad abbandonare il bambino dove capita. Ed è un bel segno per la città stessa, perché è una città che quindi è una città aperta alla vita. Devo dire che tutte le istituzioni che ho contattato in questo periodo mi hanno accolto in modo positivo, e questo è un segno bello, è un segno bello decisamente, che ci permette di dire alla civiltà, alla città stessa, c'è un segno che è la culla per la vita, che dimostra una capacità d'accoglienza della città stessa. Grazie, grazie Gaetano Mercurillo, complimenti per l'iniziativa. Grazie. Noi torniamo su argomenti invece di altro genere, come quelli ad esempio dei mezzi pubblici. A Pavia si continua a parlare di come poter potenziare la linea dei bus 3 centro. Il referendum consultivo è fissato per il prossimo 10 giugno, ma le trattative, seppur complicate tra comune e comitato, non si sono fermate. Dopo l'appello della portavoce Cettina Panzera Telepavia, il tentativo di mediazione con l'amministrazione del Mezzabarba si è fatto sempre più fitto. L'altro giorno in comune un nuovo contatto e due proposte messe sul tavolo per evitare di spendere i 115.000 euro necessari per il referendum. L'assessore alla mobilità Giuliano Ruffinazzi ha proposto di utilizzare quelle risorse per potenziare la nuova linea 3 centro, il cui impatto sulla città è stato giudicato positivamente dall'amministrazione. Nei primi 9 giorni sulle strade il nuovo bus è stato utilizzato infatti da 3.400 cittadini, numeri rilevanti se paragonati a quelli delle vecchie navette. In 40 giorni Pegaso ed Elettra erano state utilizzate da 5.400 persone. Sul tavolo delle trattative il comitato per il referendum ha invece messo un'altra proposta: allungare il percorso della nuova linea 3 centro fino al DEA. La trattativa, insomma, seppur a singhiozzo, prosegue, anche se appare ormai certo un dato importante: i bus non torneranno a transitare in corso Cavour, così come richiesto a più riprese dal comitato promotore del referendum. Eppure il passaggio della navetta sul corso, evitando le deviazioni nelle vie limitrofe, permetterebbe di risparmiare 5.000 km in un anno, che tradotto in denaro significa 10.000 euro. Ora il comune ed il comitato si confronteranno nuovamente in queste ore per trovare un punto d'incontro, a cominciare dal potenziamento delle corse della linea 3 dal prossimo 1 giugno. La soluzione potrebbe essere quella di portare 3 centro a 4 navette e di allungare il percorso fino al DEA. Rivediamo in breve adesso i principali fatti del giorno. Un incendio è scoppiato questa mattina a pochi passi da Piazza Duomo a Voghera. Due pompieri si sono sentiti male durante l'operazione di spegnimento e sono stati portati entrambi in ospedale. Torna in azione dopo una pausa di qualche settimana la banda del trattore. Stavolta il colpo riesce, buttato giù il muro della popolare di Novara Adorno, bottino di 150.000 euro. È grande affare per il futuro della nostra agricoltura. Siamo andati a vedere la prima piantagione pavese di nocciole per la Ferrero. Tra qualche anno diventeranno Nutella e Ferrero Rocher.
Era stata ribattezzata la truffa dell'oro, due persone erano riuscite ad approfittare della buona fede di diverse decine di risparmiatori del nostro territorio per una truffa davvero milionaria. Ora per loro sono arrivate due condanne. È stato condannato a 7 anni di carcere Stefano Mutti, il 45enne di Voghera, arrestato a dicembre con l'accusa di aver ordito assieme ad alcuni complici una clamorosa truffa dell'oro con cui è riuscito a farsi consegnare qualcosa come 2,5 milioni di euro da oltre 100 ignari risparmiatori ingannati dalla promessa di guadagni facili grazie a un investimento super sicuro nei lingotti. La sentenza è arrivata nelle scorse ore dal Tribunale di Pavia, dove Mutti era a processo con rito abbreviato con quello che è ritenuto dai magistrati il suo più stretto collaboratore, il 57enne di Valenza Andrea Rigolli, condannato anch'egli ma a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Nonostante i due siano stati prosciolti da alcune accuse come il riciclaggio di denaro, il giudice per l'udienza preliminare Luisella Perulli ha confermato quelle più gravi come l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Alla Italpreziosi di Arezzo, la società di cui Mutti e compagni avrebbero sfruttato in sostanza il nome per trarre in inganno i risparmiatori, il giudice ha concesso una provvisionale di 50.000 euro per il danno d'immagine provocato e anche molti risparmiatori truffati, in totale sarebbero centinaia, verranno risarciti, anche se in alcuni casi davvero in minima parte, perché c'è chi ha consegnato alla società fantasma di Voghera oltre 500.000 euro, quando in tutto al momento la Guardia di Finanza sarebbe riuscita a sequestrarne soltanto, si fa per dire, 600.000. Continua l'attività dei carabinieri della stazione di Montubeccaria e della compagnia di Stradella per prevenire i furti in abitazioni in un trepò collinare, un problema di cui più volte vi abbiamo dato conto. Questa notte, attorno alle 3:30, lungo la provinciale 10, in territorio comunale di Zenevredo, i militari hanno intercettato e fermato un uomo sorpreso ad aggirarsi con fare furtivo in una zona residenziale. Infermato è un pregiudicato rumeno di 31 anni residente a Stradella. Con sé, come vediamo dall'immagine, aveva una mazza da baseball e una vasta collezione di grimaldelli e di chiavi alterate. In tutto è stato sequestrato mentre il rumeno è stato denunciato a piede libero. E veniamo al nostro mini reportage, un approfondimento che abbiamo dedicato per andare a vedere sul campo una notizia che nei giorni scorsi è stato parecchio scalpore, e cioè la prima delle tante piantagioni pavese che si faranno in questi anni per rifornire di nocciole la Ferrero. Si tratta di un affare davvero di diversi milioni di euro che potrebbe essere una linea di demarcazione importante per il futuro della nostra agricoltura. Vediamo insieme. Ci vorrà qualche anno adesso per vedere le nocciole pavesi trasformarsi in cioccolato. Diciamo che tra 4-5 anni avremo il primo Ferrero Rocher con le nocciole made in Pavia e la Nutella made in Pavia prodotta dal nostro consorzio. Adesso, dove si vede solo un campo, tra qualche anno ci sarà una distesa di nocciole destinate a diventare l'ingrediente fondamentale di due prodotti conosciuti in tutto il mondo, il Ferrero Rocher, ma soprattutto la Nutella. È Alberto Marchesi del consorzio forestale di Pavia, il mister Ferrero della provincia, grazie ad un accordo siglato con il colosso alimentare. Si tratta di un progetto a più ampio respiro, attraverso cui si proverà a sviluppare in tutta Italia 20.000 nuove piantagioni di noccioleto entro il 2025. Un vero business che il consorzio ha fiutato negli anni scorsi e che ora è intenzionato a sfruttare fino in fondo. Non solo per il riso dunque, nei prossimi anni la provincia di Pavia è destinata ad essere riconosciuta per uno degli ingredienti fondamentali dei prodotti a marchio Ferrero, ovvero la nocciola. Il primo accordo di filiera è stato siglato nell'ambito del progetto Nocciola Italia, lanciato da una divisione interna della multinazionale e sottoscritto dal Consorzio Forestale di Pavia. L'obiettivo nei prossimi 5 anni è di arrivare a 3.800 nuove piantagioni. In Italia oltre 70.000 ettari di terreno vengono già dedicati alla coltura della nocciola e la produzione annua media si aggira sulle 110.000 tonnellate. Il progetto è già partito in diverse regioni ed ora anche Pavia intende salire di corsa sul treno targato Nutella. Il gruppo Ferrero, dal canto suo, sosterrà i produttori agricoli con un piano che punta alla qualità, ma anche ad una filiera sostenibile.
Prima mi mostrava questi bei campi alle nostre spalle e mi diceva tra qualche anno diventeranno Nutella e Ferrero Rocher. Esatto, allora le prime due file che abbiamo visto prima diventeranno la nocciola intera all'interno del Ferrero Rocher, mentre tutte le altre che vediamo qua piantumate saranno destinate alla pasta di nocciola che il 13% viene utilizzata per la Nutella. Abbiamo dato questa notizia nei giorni scorsi di questo bello accordo che permetterà alle nocciole pavesi di diventare un prodotto di punta, non solo italiano ma mondiale. Ci parla un po' di questo accordo con la Ferrero perché è molto particolare. Ma allora, è stata una mia idea perché le nocciole noi le piantiamo sotto i fili della luce perché comunque è una pianta arbustiva che arriva a 5-6 metri d'altezza, pertanto non ha mai dato fastidio ai cavi dell'alta tensione. E poi mi sono accorto che in realtà la produzione delle nocciole sottostanti era notevole, si parla di un 20% in più rispetto alle zone collinari. Questo è dovuto a un fatto che i terreni sono molto sciolti e molto sabbiosi, ma soprattutto perché noi qui abbiamo una grande fortuna che si chiama acqua. E con l'acqua la pianta logicamente trova un terreno consono, molto fertile e che si addice a tutte le attitudini della pianta. Mi diceva però che gli agronomi della Ferrero sono venuti, sono molto puntigliosi e molto attenti. Lei ha anche parlato direttamente ma non ha visto la fabbrica famosa della Nutella però. No, allora la fabbrica della Nutella mi è stata tenuta occultata in quanto io ho chiesto come i segreti di questo prodotto, in quanto io sono cresciuto a Nutella, però non mi è stato divulgato nessuna notizia, vige tutto nel più riservo segreto. Non è trapelato niente se non un piccolo segreto sulla tostatura, tutto quello che mi è stato detto. Pertanto, logicamente, il 90% lo fa il prodotto originario, che in questo caso è la nocciola. A livello di coltivazione cambia qualcosa rispetto alla normale produzione? C'è qualcosa di diverso? Ma sicuramente un basso impatto per l'ambiente perché non vengono utilizzati né pesticidi né fertilizzanti chimici. È una pianta molto rustica, va curata solo i primi anni manualmente intorno al fusto per evitare che le piante lo soffocano e una normale discatura leggera del terreno. In questo modo abbiamo un risparmio energetico e un basso impatto ambientale con una riduzione drastica di tutte le parti, diciamo, fitosanitarie e pesticidi. E la nocciola pavese sembra proprio fare gola alla Ferrero che ha deciso di investire e puntare sul nostro territorio, ma non si tratta dell'unica novità per gli agricoltori pavesi. Possiamo dire che il consorzio ultimamente, ma non solo, è molto attivo. L'ultima novità è un accordo con Crédit Agricole. Di cosa si tratta? Sempre per gli agricoltori. Si tratta che in questo modo gli agricoltori avranno una linea di credito esclusivamente apposta per l'impianto di nocciole, in quanto verrà fatto un finanziamento agli agricoltori e partirà un piano di rientro dal sesto anno in avanti, quando la nocciola entrerà in produzione. Tutto ciò premesso è un modo nuovo di fare attività agricola, o meglio, siamo ritornati finalmente come era una volta, che non abbiamo più bisogno di aspettare questa forte concorrenza che arriva dall'Asia, dall'America, dall'Ucraina, ma bensì possiamo sganciarci definitivamente dai contributi, da questi sussidi che con tutti gli anni continuiamo a piangere per averli. In questo modo un'azienda agricola produce e vende il suo prodotto in maniera autoctona, senza più dover usufruire di fondi comunitari che poi alla fine sono quelli che sostengono tutta l'agricoltura italiana. Abbiamo una pausa pubblicitaria, ci ritroveremo poi per parlare di eventi e di sport. Eccoci ancora insieme con Pavia News. Domenica riapre a Varzi, dopo i lavori, la Torre Malaspina, che si candida a diventare una nuova attrazione turistica per il nostro territorio.
Con la sua presenza massiccia domina da quasi 1000 anni il centro abitato di Varzi e finalmente, dopo i lavori di messa in sicurezza da poco conclusi da parte del comune con il contributo di Fondazione Comunitaria, tutti potranno salire lungo le strette scalinate di pietra della Torre Malaspina e godere del paesaggio unico sul borgo e sulla Valle Staffora. È prevista infatti a breve la riapertura al pubblico di questo edificio a pochi passi dal comune, chiamato anche Torre delle Streghe, perché si narra che all'interno di queste stanze, attorno alla metà del 1400, furono rinchiuse ben 25 donne accusate dall'Inquisizione di stregoneria, che poi furono condannate a morte e bruciate nella vicina piazza. Nei secoli successivi la torre continuò ad essere utilizzata come carcere, fino agli anni 60 del Novecento, quando i carabinieri della locale stazione allestirono due camere di sicurezza nella nuova caserma. Da allora, attraverso vicende alterne, la torre è arrivata fino ai giorni nostri, quasi totalmente inutilizzata, e oggi il comune pensa di sfruttarla come punto di osservazione panoramica, oltre che come eventuale location per eventi. La torre restaurata sarà inaugurata ufficialmente domenica prossima, quando sarà anche presentata la nuova guida turistica del paese a cura del comune. Insieme al sindaco Gianfranco Alberti e all'assessore alla cultura Silvia Giacobone, interverrà il presidente della provincia di Pavia, Vittorio Poma. Abbiamo chiuso la fase finale dei lavori in questi giorni. Mi auguro che per il 1° maggio, anzi prima, per il 29, domenica 29, dovremo, perché in stampa, uso il condizionale, la stampa della nuova guida di Varzi, quindi ci sarà la presentazione ufficiale, speriamo nel bel tempo, in piazzetta Aldo Moro, ai piedi della torre, con la visita alla torre. Un progetto importante che avevamo in mente da anni come amministrazione comunale, che finalmente vedrà la luce. E domenica a Pavia ci sarà un evento di altro genere che fa parte di un progetto per far rivivere una via che poi fa capo anche a un quartiere, che è quello di Pavia Ovest. Stiamo parlando di via Moruzzo, di via Moruzzi, che è al centro anche di molte iniziative scaturite dal bilancio partecipato. Allora, com'è nata anche l'idea di questo mercatino del riuso in via Moruzzi e quando è partito il progetto? Allora, tutto è partito nel 2014, diciamo che tutto questo che stiamo praticamente realizzando è frutto di un lavoro. Faccio una premessa: in quest'area era un'area praticamente di forte stato di degrado, di abbandono. Parliamo del vecchio traccordo del rismesso della società Autostrada. Ce ne siamo presi cura, io e alcuni ragazzi che schettavano in quel periodo, che hanno dato una mano a pulire, a ripulire la zona, eccetera. Il tutto è partito da un'idea, quella di risistemare, di riqualificare la zona. La zona sicuramente ha subito un forte impatto, diciamo, dal punto di vista dell'interesse generale. Abbiamo organizzato diverse manifestazioni, l'anno scorso abbiamo avuto oltre alle biciclettate il Bambin Festival. Abbiamo fatto alcune iniziative anche in collaborazione con altre associazioni e da lì è nata un'idea. Grazie al bilancio partecipato del 2016 ho avuto l'intuizione di realizzare, comunque di far realizzare, una pista ciclabile. La cosa è andata avanti e siccome stiamo arrivando praticamente alla fase finale, diciamo che, se tutto va bene, inizio fine estate più o meno dovremmo avere la pista ciclabile, grazie al bilancio partecipato. Siamo arrivati a fare tutte queste cose grazie anche all'aiuto anche dell'amministrazione comunale, quindi ASM, Tenere Pulite. Stiamo parlando di una zona che era in forte degrado e di stato di abbandono, quindi anche di situazioni abbastanza pericolose, e quindi siamo riusciti a recuperare in quest'area una situazione dal punto di vista di abbandono a una situazione in cui si può e ci si potrà utilizzare, quindi uno spazio aperto a tutti. Naturalmente l'idea di portare a Pavia Ovest un mercatino del riuso ha significato per me, dal punto di vista organizzativo, grazie all'amministrazione comunale che ha creduto anche in quest'idea e a questo progetto, di portare appunto a Pavia Ovest il mercatino del riuso. Quindi meglio di, diciamo, perché non sfruttare appunto la Moruzzi Road, che si presta molto bene a questa iniziativa. E quindi domenica 29 siamo dalle 10 del mattino fino alle 18 con attività e soprattutto con giochi e sorprese per i bambini. Ci saranno anche altri progetti nel futuro, adesso con l'arrivo della bella stagione?
Sì, diciamo che l'idea del, diciamo, dell'inizio dei lavori a partire da metà giugno, avremo in cantiere l'edizione del Bambin Festival che si terrà il 26 di maggio, sempre in questa zona qua. Ci fermeremo per la pausa estiva, quindi il cantiere darà possibilità di poter realizzare questa pista ciclabile, dopodiché a settembre speriamo di poter fare una bella festa con una bella inaugurazione dedicata, diciamo, ai cittadini tutti di Pavia, non solo Pavia Ovest, ma questo è un qualcosa che può essere utile a tutti. Naturalmente il progetto che abbiamo presentato era dal bilancio partecipato, era dalla stazione al Ticino, e se tutto va bene anche i residenti del centro avranno un'opportunità in più per poter fare un percorso in tutta sicurezza. Mede e le carrozze d'epoca, un binomio tradizionale che si è rinnovato con la trottata delle risaie. Innanzitutto l'amico Giovanni Vitale che organizza questo evento, e ringrazio e saluto, voglio qui con me il signor Enzo Calvi che è presidente del gruppo Italiano Attacchi, ormai possiamo dire un amico di Mede, è spesso con noi non soltanto in occasione della trottata delle risaie ma anche poi per l'appuntamento di settembre con il Palio. Un ringraziamento a tutti voi amici che siete qui con i vostri equipaggi e le vostre belle carrozze, so che la manifestazione poi continua anche nel pomeriggio, quindi sarete con noi in Lomellina anche oggi. Il clima è ideale, la temperatura è perfetta per i cavalli, per i driver, ci siamo veramente divertiti e continueremo a divertirci anche durante la giornata. Ringraziamo l'amministrazione per il favore con cui ci accoglie, per la disponibilità che ci ha sempre dimostrato, che ci dimostrerà anche in futuro, anche a settembre già si ricordava, e quindi do a tutti l'appuntamento per settembre, grazie a tutti per essere intervenuti e divertitevi che questa è una giornata giusta per farlo. Sport, domani a Vigevano si gioca il derby di volley fra Florence e Garlasco e si giocherà alle 21 per garantire la contemporaneità su tutti i campi. I temi della partita. Il derby è sempre il derby e l'attesa tra i tifosi è molto alta per vedere il nuovo confronto tra Florence, Vigevano e Garlasco. All'andata vinse Garlasco e per la Florence fu un brutto schiaffo. Mezzo campionato dopo, il distacco in classifica tra le due squadre si è ulteriormente dilatato, con le Ducali al quinto posto e le Garlaschesi al decimo. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria per 3-0, Garlasco l'ha ottenuta in casa contro Gorla, Vigevano in trasferta a Brembo, con il ritorno in campo di Caterina Valdieri a quasi un anno dal ritiro per sostituire fino a fine stagione il libero Giulia Principe. Ci aspettavamo che comunque dal momento che una squadra già in zona retrocessione arrivasse a 1000 e che ci mettesse in difficoltà come era successo all'andata nel primo set, però abbiamo comunque saputo tenere testa a Brembo e siamo riusciti a portare a casa non facilmente però comunque con costanza la partita. Loro sicuramente sono partite scariche perché sono retrocesse ormai da qualche giornata e quindi non hanno avuto le nostre stesse motivazioni e si è vista la differenza che c'è anche nella classifica perché siamo riusciti a far valere sicuramente i nostri fondamentali come la battuta su cui abbiamo sicuramente attaccato e basato la nostra vittoria. Non bastasse la rivalità tra le due squadre, i temi della partita riguardano anche la classifica. Garlasco in caso di vittoria potrebbe scalare diverse posizioni, mentre la Florence vuole tenere aperta a 3 giornate dalla fine perlomeno la matematica possibilità di raggiungere ancora quel terzo posto distante 5 punti che varrebbe la qualificazione ai play-off.
Siamo sicuri che, essendo il derby, loro verranno convinte e cattive per tentare di fare il risultato. Infatti, giocando soprattutto sulla cattiveria agonistica, sono riuscite a portarsi a casa la partita di andata. E speriamo sicuramente di riuscire a far bene, perché loro sono sicuramente con meno obiettivi di classifica rispetto a noi, che nonostante abbiamo i playoff un po' più lontani rispetto a qualche partita fa, vogliamo comunque riuscire a soddisfare il nostro pubblico nel derby. Stiamo comunque facendo allenamenti duri e preparatori a questa partita, che è molto sentita soprattutto in casa Vigevano, anche perché sono due squadre vicine e dobbiamo assolutamente vincere anche per concludere in modo positivo e mantenere il quinto posto, e quindi cercheremo di dare il massimo, soprattutto tenendo in battuta ricezione e cercando di, diciamo, bloccarle lì in modo da poter portare a casa la partita, e soprattutto dobbiamo tenere duro nei momenti importanti, soprattutto dal 20 in avanti. Si andrà avanti a parlare di sport stasera alle 21.10 con il nostro magazine Pavia Sport, poi a seguire il teatro dialettale. Vi segnalo anche che domenica sera, in prima serata, alle 21.10 su Telepavia verrà trasmesso il film Le 5 giornate di Dario Argento, ma non è un horror, è un film con Adriano Celentano, girato in buona parte a Pavia, un piccolo cult che è importante per il nostro territorio e che non passa molto spesso in televisione, quindi ve lo segnaliamo sulla nostra emittente domenica alle 21.10. Per adesso ci salutiamo, buona serata.